Buonasera amici del segno del toro, vi avevo detto, avevo informato comunque che appena finiti gli oroscopi settimanali sarebbero iniziati, mi prendevo per tempo, sarebbero iniziati gli oroscopi mensili e quindi andiamo a fare l'oroscopo mensile del mese di maggio. Ringrazio a tutti i torelli che mi seguono, veramente siete tantissimi, cioè significa che quando faccio l'oroscopo di questo segno, cioè entro proprio nella perfezione più totale. Comunque, a parte questo, mentre mescolo le carte, vi invito a iscrivervi al canale per i nuovi, a spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se avete bisogno di qualsiasi, ma dico proprio qualsiasi genere di informazione, trovate i miei contatti nel canale. Se vi piacciono i miei video, chiaramente vi invito a mettere un like, commentatemi comunque, fatemi sempre sapere, che sia negli oracoli che sia negli oroscopi, mi fa piacere comunque sapere che vi ci rivedete, ok? Adesso andiamo a fare, quindi con una stesa nuova, l'oroscopo del mese di maggio per voi del segno del toro, e lo facciamo allo stesso modo come ho fatto con l'ariete. Allora, cosa accadrà nel mese di maggio 2022 per il segno del toro? Quali saranno gli avvenimenti? Quali saranno le notizie? Cosa dobbiamo sapere per il segno del toro nel mese di maggio? Cosa c'è da sapere nel mese di maggio per il segno del toro? Ok. Oddio. Le vedete? Sì. Allora, andiamo a vedere quali sono le influenze, qual è la situazione attuale, cosa stiamo vivendo, ok, in questo momento. In questo momento non siamo in una situazione tranquilla, ci manca un po' di stabilità, nel senso che ci sono comunque delle problematiche che sono sorte, che stanno comunque emergendo, dove non sono poi tanto chiari. Stiamo anche vivendo una certa situazione dove siamo poco propensi, ok, verso il prossimo, a un certo sentimento per alcuni di voi. È come se in una situazione attuale, per quello che sta accadendo, ci stiamo comunque sia chiudendo. Abbiamo però il 4, la coppia, il 4 di coppe e il 4 di spade, che parla di sentire il peso di qualcosa, della relazione, oppure di certe situazioni, proprio ci iniziano, ok, a pesare. Quindi nella situazione attuale viviamo questo. Si sono create, ripeto, delle situazioni dove in questo momento per noi hanno un'influenza negativa, ci appesantiscono. Vediamo come invece si sta muovendo la situazione, verso cosa sta andando, quale strada sta percorrendo. E avremo, ok, un piccolo momento positivo. Innanzitutto voglio vedere comunque la coppia, bastoni, denari, c'è tanto desiderio, c'è un'attrazione, un desiderio nei confronti comunque di qualcuno, innanzitutto, ok?
E perché il 4 di bastoni, dobbiamo vederlo insieme comunque all'altra carta, il 4 di denari rovesciato ci parla comunque di una situazione che sta evolvendo verso un blocco, un qualcosa che purtroppo noi non possiamo fare niente, dobbiamo soltanto attendere il momento giusto. E questo attendere porta, andando avanti comunque sia, a delle discussioni. Cosa le carte, poi andremo a fare chiarimenti, cosa le carte ci dicono, quindi che in che modo dobbiamo far evolvere questa situazione, quali consigli ci sono e quali suggerimenti chiaramente ci danno queste carte. Allora, il 2 di denari ci parla di congiungimenti amorosi. Per uscire fuori e per farla evolvere in un modo positivo, accadrà qualcosa che ci darà delle notizie comunque piacevoli, quindi accadrà comunque qualcosa di bello. Potrebbe magari anche essere una nuova storia, un inizio di una nuova relazione, qualcosa comunque di bello. E dobbiamo essere comunque aperti, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere aperti a un qualcosa che ci fa star bene, magari un vecchio amore, soffermarsi a parlare, chiarire determinate situazioni, cercare di cambiare il modo di vivere la relazione, lì dove c'è un chiarimento e c'è un ricongiungimento. Per chi invece incontrerà qualcuno di nuovo, non andate a fare gli errori che magari facevate un tempo, ma vivetevi la situazione con leggerezza. Anche se il 3 di coppe rovesciato ci parla di un qualcosa di bello che evolverà, quindi vivere con leggerezza, viversi quel qualcosa di bello che arriva, comunque con una crisi. Perché in realtà non siamo propensi, ok? Forse queste cose belle arriveranno perché stiamo vivendo comunque in un certo qual modo un qualcosa che ci manda in crisi. Voglio andare a vedere, visto che qui mi sono venuti fuori comunque tutti e quattro i quattro, ok? E quindi coppe e bastoni parla che o voi o l'altra persona vuole un rapporto reale, completo, quindi c'è questo desiderio, ma non si riesce ad arrivare, come vi ho detto, perché determinate situazioni stanno stagnando, stanno bloccando questa situazione. Coppe e spade è perché chiaramente la situazione attuale che viviamo, come vi ho detto, è proprio pesante. E quindi anche se desideriamo questo non riusciamo a stare bene perché abbiamo una certa pesantezza nella relazione. Bastoni e denari parla di questa attrazione, cioè noi siamo tanto attratti da questa persona, ok? E magari ci portiamo avanti questa attrazione nei confronti di questa persona, difficilmente riusciamo a toglierla dalla testa. Poi abbiamo coppe e denari, ok, che mi parla comunque ancora di attrazione. Spade e denari mi parla di un dispiacere. Quindi accadrà qualcosa che provocherà ancora di più un dispiacere, oltre che a sentire la pesantezza, la situazione andrà verso qualcosa che, ripeto, ci sarà qualcosa che veramente sarà pesante, che accadrà, che noi verremo a sapere. Allora, andiamo. Prima di andare a fare determinati chiarimenti, andiamo proprio a chiarire. Quindi, in che situazione comunque viviamo, ok, ci sono dei problemi, e fin qua l'abbiamo capito, dei problemi che comunque appesantiscono la nostra relazione, c'è comunque un blocco, stiamo vivendo comunque sia
un blocco e questo ci pesa. La situazione evolve, o meglio, sta andando verso quale direzione? La direzione che questa situazione sta prendendo è proprio di porre resistenza, di tenere in piedi questo rapporto, perché noi comunque lo vogliamo a tutti i costi, anche se siamo stanchi, cerchiamo di volerlo a tutti i costi. Ma col 4 di denari rovesciato dobbiamo tenerlo a tutti i costi, comunque dovendo superare degli ostacoli, perché quello che andremo a superare saranno degli ostacoli che saranno difficili. Infatti, come vi ho detto, ci saranno dei dispiaceri. Quindi possiamo tenere la relazione in piedi a tutti i costi, ma ci saranno dei dispiaceri. Come invece evolverà la situazione? Quindi i consigli, i suggerimenti che le carte ci possono comunque dare. Innanzitutto eliminare comunque la gelosia. Di mezzo c'è comunque una terza persona che cerca in tutti i modi di causarci dei problemi anche più avanti, ok, in un futuro. Avremo delle notizie comunque belle, dei messaggi comunque positivi di il nostro partner, ok? Partner o per chi è all'inizio di una relazione o deve conoscere qualcuno, quindi ci sarà comunque la presenza di qualcuno nella propria vita. Riusciremo a conquistare o a vivere questa relazione in una maniera molto profonda, ok? Quindi ci sarà comunque la conquista, quindi riusciremo, se abbiamo portato pazienza fino adesso, riusciremo a proseguire e ad andare avanti e raccogliere comunque sia quelli che sono i nostri frutti. Non mi piace sinceramente questo 3 di coppe a fondo mazzo rovesciato. Probabilmente possono essere delle comunicazioni, o meglio, potrebbe anche essere una scarsa collaborazione dall'altro lato, oppure potrebbero essere magari delle comunicazioni che ci possono arrivare verso la fine di maggio, delle comunicazioni che non ci piaceranno, non ci provocheranno magari rabbia. Sono più che altro delle novità, un qualcosa che secondo me non è proprio legato alla situazione, ma a delle comunque energie esterne. Quindi dobbiamo tenere a bada il consiglio che possono dare le carte, che dobbiamo tenere a bada che cosa la gente ci verrà a comunicare, visto che noi raggiungeremo una pace, una tranquillità, comunque staremo, ripeto, staremo bene, ok? Cioè, ci sarà proprio un rapporto dei due innamorati, proprio dello stare bene nel realizzare quello che noi vogliamo. Allora, andiamo adesso a fare dei chiarimenti. Chiariamo il 4 di coppe rovesciato e il 4 di spade. Chiedo tre carte per avere maggiori informazioni sul segno del toro. Per le carte 4 di coppe rovesciato e 4 di spade. Questa situazione pesante che stiamo vivendo adesso ci porta comunque sia a dover prendere delle decisioni. Perché stiamo vivendo una situazione proprio pesante. Ma credetemi, veramente pesante, ok? Ci parla anche comunque di se prendiamo determinate decisioni, riusciamo anche a superare questo periodo di pesantezza. Ci sono delle novità che arrivano.
perché i 2-9 mi parlano comunque di novità, cose che verremo a sapere, dove per noi saranno comunque delle ottime notizie, ci sarà comunque qualcosa di bello per noi. E andremo a superare le difficoltà che stiamo vivendo con queste belle notizie. Noi siamo delle persone comunque stabili, vivevamo comunque nella stabilità che in questo momento è stata persa, ma è stata persa non per causa nostra, ripeto, per quelle che sono le energie esterne, per quelle che sono le influenze esterne. Vogliamo giustizia su qualcosa e il 9 infatti di spade parla di un qualcosa di deciso, di forte, che andrà a punire gli ingiusti, quindi la giustizia noi comunque l'avremo. Giustizia per qualcosa, o su una persona, o su una determinata situazione. E per noi ecco perché le notizie saranno comunque sia belle. Riusciremo quindi ad ottenere della positività, noi siamo in attesa appunto di questo, ecco perché ci sentiamo pesanti, riusciremo a vivere comunque la nostra vita, dobbiamo semplicemente attendere, anche se ci troviamo in un momento di debolezza, ci sentiamo comunque deboli. Ci sentiamo deboli, qualcuno ci sta mettendo comunque, ci sta calunniando. E infatti quello che noi viviamo è proprio questo, la pesantezza di questo. Qualcuno ci sta calunniando, qualcuno sta pettegolando alle nostre spalle e noi ci sentiamo delle merite merde, sinceramente. Siamo stanche di vivere comunque tutto questo. Vado a chiedere maggiori informazioni sul 4 di bastoni e il 4 di denari rovesciato. Ve le metto qui. Scusatemi. Vedete tutto? Sì. Allora, come vi ho detto, bastoni e denari, c'è una grandissima attrazione nei confronti comunque di questa persona. Ma non è solo l'attrazione, ok? Noi stiamo. Dobbiamo superare, la situazione evolve nel dover superare degli ostacoli difficili. Sta andando verso questo. In che modo evolveremo? In che modo, scusatemi, cercheremo di risolvere, okay, queste problematiche? Con un bel 5 di bastoni. Un bel 5 di bastoni che ci parla comunque sia di saggezza, di ottenere, ok, qualcosa comunque di bello, riusciremo comunque sia a fare comunque i nostri progetti. Questa pesantezza che viviamo adesso, dopo, non sarà più una pesantezza. Certo, ci saranno gli ostacoli, però ci renderemo conto sulle novità che andremo, quindi sulla giustizia che verrà fatta. Ci renderemo conto che potremo tranquillamente proseguire. Proseguire perché? Perché ci troviamo di fronte a un 7 di coppe che parla di felicità in arrivo, che parla dello superamento comunque di problemi. Quindi comunque gli ostacoli li supereremo in questo modo. Ci sarà una pienezza delle soddisfazioni, ok? O per chi incontra una persona, come già vi avevo detto qui, o per chi invece
avrà una riconciliazione. Alla fin fine noi sappiamo di essere comunque nel giusto. Per carità, c'è un asso di spade rovesciato che parla di un qualcuno che è geloso nei nostri confronti, oppure ci vuole bloccare a tutti i costi la situazione. Però abbiamo un due di bastoni a fondo mazzo che ci parla di un realizzare un qualcosa, riuscire a realizzare comunque un qualcosa. Le tempistiche non sono comunque tanto lontani, ok? C'è qualcosa, questa cosa avviene anche, la carta del due di bastoni mi parla di una breve durata, c'è un riuscire a realizzare anche velocemente, ok? E comunque anche il 2 di bastoni ci parla di felicità, per altri, ripeto, può indicare una nuova relazione, un incontro magari fisico con qualcuno, questa attrazione che potete provare per qualcuno, quindi ci può essere un incontro, quindi anche se qualcosa magari viene bloccata, ma la nostra soddisfazione, la nostra giustizia comunque ce l'avremo. Poi abbiamo la coppia 2 di bastoni e 2 di denari, comunicazioni più avanti, quindi su situazioni che si presenteranno più avanti nel mese, ci possono essere anche delle comunicazioni che riguardano il denaro e gli affari. Però ripeto, sono cose positive. Perché abbiamo quindi felicità, situazioni che riguardano il lavoro e il denaro, con il 9 di coppia qui, sono cose belle, sono cose positive, quindi comunque noi avremo la nostra realizzazione. Ma perché io non sono contenta e soddisfatta, quindi devo andare a fare il chiarimento su queste due carte, chiedo maggiori informazioni sul 2 di denari e il 9 di coppe. E chiedo tre carte. Maggio per il Toro sarà wow, insomma, certo, qualche difficoltà, per carità, ci può stare, però mi rendo conto che sarà un bel mese. Non avevo dubbi, ragazzi, su questo, assolutamente, credetemi, non avevo dubbi. Allora le vedete, un attimo che sposto un po' più in qua. Parlo prima della coppia, 3 di bastoni e 3 di denari. Arriverà a livello sentimentale qualcosa di bello, i sentimenti verranno esternati, si parlerà di sentimenti, quindi questo qualcosa di nuovo è un vivere appieno quelle che sono le proprie emozioni. Se ci si ricongiunge con qualcuno è perché veramente alla base c'è un sentimento, anche se questa persona, questa figura, magari ha delle problematiche da dover risolvere, magari si dichiara a voi, ma anche perché comunque si sente debole, ha avuto delle delusioni, magari dalla sua famiglia, dove si dichiara a voi e quindi qui la giustizia si renderà conto che comunque voi siete la donna o l'uomo della sua vita, che non ci sono problemi da dovervi far stare lontani. Non c'è più nulla da temere, quindi si renderà conto veramente di cosa siete voi veramente. Abbiamo la coppe e spade, può essere che verranno fatti dei discorsi, parlerete magari con qualcuno anche, e andrete a parlare con qualcuno nel dover sistemare determinate cose per raggiungere
la vostra felicità, cioè lì dove arrivate a raggiungere la vostra felicità, quindi c'è qualcuno che vi comunica qualcosa o che vi vuole parlare o voi dovete parlare con qualcuno e parlare con qualcuno comunque di sentimenti e di problematiche che comunque ci sono state. Non ne volete più, volete comunque stare lontani. Allora, volete voltare pagina, non volete più stare a contatto con chi magari nel tempo vi ha tradito, non ne avete più voglia, volete vivervi questo qualcosa comunque di nuovo e stare comunque bene, perché questa persona, se è un qualcuno che vi ha messo comunque il bastone fra le ruote, è una persona che vi ha causato problemi e non ne volete più voi problematiche. Secondo me non è proprio con la vostra metà, ma è con qualcosa comunque di quelle famose influenze esterne che vi hanno creato la pesantezza e voi arrivate a non volere più avere quel genere di pesantezza. E quindi cosa fate? Cercate di vivervi l'amore, perché il 3 di denari vi parla anche di, quindi di fortuna, di amore, di un qualcosa di progetti che vanno a realizzarsi, quindi dell'amore, di una gravidanza, la nascita di qualcosa di nuovo. E voi volete andare avanti appunto per questo qualcosa di nuovo e abolire tutto ciò che è comunque negativo nella vostra vita, perché venite da un'esperienza che vi ha comunque appesantito. Oppure potreste anche eventualmente chiudere e vivervi una nuova storia, ci può essere anche questo per alcuni di voi, che magari vi può causare della tristezza, ma voi avete bisogno, ok, di stare bene nel vostro ambiente, nel vostro nucleo comunque familiare. Le cause delle problematiche, cioè riguardano un ambiente, che in questo caso io sto leggendo chiaramente l'amore, i sentimenti, quindi vi posso dire magari influenze esterne che possono essere la famiglia, gli amici o una terza eventualmente persona, per chi è capitato una terza persona. Oppure potrebbe essere anche la famiglia, ok, nel lavoro e l'ambiente lavorativo. Però volete completamente stare lontani per vivere comunque sia la vostra vittoria, il vostro amore, la vostra felicità, e non volete assolutamente continuare ad avere problemi. Assolutamente, ragazzi. Questo si può andare a realizzare, ok, nel mese di maggio, tutto questo. Quindi nel mese di maggio ci sarà di tutto e di più. Ci saranno notizie belle, ci saranno cose da dover affrontare, ma voi avrete comunque la vostra giustizia, la vostra vittoria. Quindi chi dovrà pagare in questo mese comunque pagherà. E se voi ne dovete venire fuori vittoriosi, ne verrete fuori vittoriosi, ok? Questo è il vostro oroscopo. Mi piace quando lo faccio in questo modo, vi devo dire la verità, un po' lunghetto, ma mi piace. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e buon lunedì, buona libertà per domani, ragazzi. Vi mando un bacio, auguro buon compleanno a chi mi segue e che magari insomma il compleanno, ok? E ci sentiamo presto, grazie a voi.